tutti per la nostra città sabauda, a partire dal grande successo del Salone del Libro, qui a testimoniare la tradizione motoristica di Torino. Eh sì, insomma, la vocazione storica della nostra città, che su questo salone si sta rilanciando, e quindi siamo ben contenti che Torino ospiti questo evento, e quest'anno è stato fatto uno sforzo importante parte degli organizzatori, in collaborazione con la città, anche per renderlo il più inclusivo possibile. Bene, si dice che lei personalmente, l'amministrazione, abbia voluto un salone certamente che vede la scenografia del Parco del Valentino, ma che abbia voluto la città di Torino tutta protagonista con eventi in tutta la città, è così? Sì, è uno sforzo comune che abbiamo fatto, devo dire, nel senso che l'intento è di coinvolgere tutta la città, e quest'anno c'è stato questo passo in avanti, sì. Grazie Sindaco, voglio chiedere ancora al Presidente Levi, 56 case automobilistiche e 18 anteprime nazionali, insomma un grande successo, ma soprattutto controtendenza questo salone, è open, è democratico, è aperto a tutti, c'è voglia di stare insieme e vedere le belle cose che il mondo può offrire, la genialità? Sì, è una nuova formula in cui le case automobilistiche presenti oggi stanno rispondendo bene, 56 brand come hai detto, quindi direi che la formula è giusta, proseguiamo con entusiasmo per offrire a tutto pubblico nazionale e internazionale insomma la vera essenza dell'italianità dell'auto, e per riavvicinare i giovani, le famiglie anche all'automobile. Parliamo di tanti temi, tutta la città, nuove tecnologie, e quindi insomma una grande festa. Vi aspettiamo tutti allora fino a domenica, fino alle 24 di domenica 11.